Un pugliese fa sentire al Padova il profumo del primo successo e manda il Bari sempre più giù. Nicola Amoruso, nazionale Under 21, nato a Cerignola, cannoniere raffinato, realizza una doppietta che riporta in quota il Padova. Aspettavamo tanto questa vittoria, finalmente è arrivata, una grandissima partita, abbiamo creato tanto, per fortuna abbiamo anche concretizzato. Per il Bari, presentatosi allo stadio Euganeo con i nuovi Ingson e Ripa, un altro stop esterno, il quinto, la parola a Materazzi. Partiamo per fare una gara e ci troviamo sotto di un gol, dobbiamo cambiare atteggiamento e diventa difficile, specialmente contro un Padova che oggi così è stato veramente pimpante, agile, veloce e così ci ha messo in difficoltà. L'incontro dopo tre minuti assume una fisionomia favorevole alla squadra veneta. Alberga, il portiere all'esordio stagionale che ha preso il posto dell'influenzato Fontana, è in vantaggio su Amoruso. Tocca la palla ma non trattiene, Amoruso si gira e mette la sfera nell'angolo opposto. Il Bari, che a centrocampo rilancia il portoghese Xavier, schiera da laterale destro lo svedese Ingson, ha una reazione orgogliosa ma non trova la porta avversaria. Quando Protti non segna, son dolori. Il Padova intasa i corridoi centrali, soffre un po' sulla fascia sinistra dove Coppola non riesce ad arginare la vivacità di Gautieri, tant'è che nella ripresa Sandreani lo lascia negli spogliatoi preferendogli Quicchi. Ciocci, che a Padova è tornato ad essere il giocatore guizzante di qualche stagione fa, invoca il rigore, Pellegrino non è d'accordo. Sconziano spinge all'impazzata sulla fascia destra, ispira Ciocci che si beve Ripa e Ricci e sigla il 2-0. Il Bari è frastornato, Xavier va a velocità di crociera, Ingson perde lucidità ed appare macchinoso, Protti fa il rifinitore per Ricci che però trova Giampietro pronto ad evitare il gol. Nel Padova entra Van Utrecht, al posto di Ciocci si fa notare Crack, velocissimo anche in campo, non solo in auto. Il Bari perde Protti, espulso per proteste, chiedeva il rigore per un intervento di Lalas. Ma è ancora Amoruso a far entusiasmare i suoi tifosi con il delizioso pallonetto del 3-0. Sentiamo Sandreani. Il Bari ha sofferto il nostro ritmo, la nostra intraprendenza, la nostra voglia e la nostra determinazione di far punti. Su Padova-Bari per la Domenica Sportiva a Franco Strippoli, interviste di Maurizio Busato.